Vivere da cristiani è vivere da santi, e la santità non è una cosa straordinaria, non è avere una faccia da immaginetta o fare preghiere elevatissime, ma camminare verso la luce, intenzione e speranza verso l'incontro con Gesù. Lo ricorda Papa Francesco nella messa a Casa Santa Marta, quando invece torniamo agli schemi del mondo, al modo di vivere prima dell'incontro con Gesù, perdiamo la libertà. Nei momenti della prova noi abbiamo sempre la tentazione di guardare indietro, di guardare agli schemi del mondo, agli schemi che avevamo noi prima di iniziare il cammino della salvezza. E senza libertà. E senza libertà non si può essere santo. La libertà è la condizione per poter camminare guardando la luce avanti. Non entrare negli schemi della mondanità. Camminare avanti, guardando la luce che è la promessa, in speranza verso quella promessa, come il popolo di Dio nel deserto, mentre, quando guardavano avanti andavano bene, quando gli veniva la nostalgia perché non potevano mangiare le cose buone che le davano lì, sbagliavano e dimenticavano che lì non avevano libertà.